E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in orario spaccato, incredibile. Oggi è un evento rarissimo, un evento incredibile. Sono arrivato veramente in orario come da promessa. Detto questo, che succede su Bitcoin? Che succede sulle cripto? Oggi siamo qui apposta, come sempre, nei nostri appuntamenti live 3 volte a settimana e dunque mercoledì, a tal proposito, sto pensando se farlo oppure no, perché già la sera sarò in diretta con gli amici di CoinSquare, dove ci faremo una chiacchierata e quindi magari al posto del live farò una di quelle analisi riassunte, no? Quelle che vi piacciono. Ogni tanto ve l'avevo promesso che ve la facevo, giusto per non fare la pappardella da un'ora di video, faccio l'analisi da un quarto d'ora, 20 minuti, vediamo come viene, solo grafici e via, one shot così. Nel frattempo non c'è tantissimo da dire in realtà su Bitcoin, perché è lì che lateralizza, è lì che cerca di capire, come vedete all'interno di questo triangolo simmetrico, qual è la prossima direzione che ha intenzione di prendere, ma purtroppo, per il momento questa lateralità a me non fa molto ben sperare. Per quale motivo? Beh, perché arriviamo da un movimento molto forte a ribasso. La lateralità dopo un impulso ribassista e la perdita di alcuni supporti abbastanza importanti, di solito puzza di distribuzione e questo è un po' il motivo per cui io sono molto 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 cauto. Sto sempre cercando il mio short di copertura, come sapete, però mi piacerebbe, per ottenere un prezzo di carico un po' più decente, vedere uno storno, un rimbalzo, un movimento verde che vada appunto a controbilanciare un attimino il dump che c'è stato, anche perché un dump del 50% quasi, perché è l'ultima leg down. Dunque, andiamo a vedere un attimo da quanto è stata, giusto per capire. Beh, più o meno il 50%, se andiamo fino al bottom, senza neanche un po' di storno, almeno un bearish retest di un support, di un ex supporto trasformato in resistenza, insomma, mi spaventerebbe ancora di più. Però io vorrei andare a ottenere lo short di copertura con un prezzo di carico un po' decente, in particolare tra qua e qua su sarebbe carino se ci andassimo a pescare. Comunque, purtroppo l'impostazione è ancora abbastanza bearish fino a prova contraria dal punto di vista del breve, in quanto abbiamo avuto la violazione di struttura, quello di cui abbiamo già parlato i giorni scorsi e nelle scorse live. Dal punto di vista macro, anche lì purtroppo ci sono un po' di segni di debolezza. Oggi chiude il mese, siamo al 31 di maggio e la candela mensile è brutta da far paura proprio. Non so se l'avete vista, dunque ve la faccio vedere qua, anche se sarà abbastanza, aspettate, facciamo così per non sporcarla troppo. Guardate anche in confronto ai top passati, cioè questa forse è la candela mensile più brutta di questi ultimi anni, ok? Che non si sia mai vista, perché abbiamo una salita parabolica, una candelina di top o pseudo tale, quella penultima dico, col body piccolo piccolo così e tutta shadow, candela assolutamente di arresto barra di indecisione, e poi bram, follow up di offerta che va a fare un engulfing bearish abbastanza pesante, tra l'altro, con pure una shadow di spazzata via di liquidità, ma comunque shadow di lunghezza limitata rispetto al body. E quindi, ripeto, il quadro non è proprio dei più rosei. Per recuperare da una situazione del genere ci vuole, non dico un miracolo, ma ci vuole comunque la domanda che deve caricare veramente una mandria di tori, ci vuole che carichi e riporti la situazione un po' più alla normalità, altrimenti, ahimè, anche questo verte verso la maggior probabilità di continuazione ribassista per un po'. Non credo che, da come si sta
sistemando la situazione, non credo che si esaurirà a breve. In ogni caso, tutto è ancora da vedere. Adesso magari entro fine giornata, giusto per chiudere il mensile, arriva un pump mostruoso che ci riporta magari addirittura qua sopra. Non lo so, credo che le probabilità siano basse, però è sempre tutto da vedere. Altrimenti, ripeto, contestualizzando tutte queste cose, quindi il bearish sul mensile molto forte, la lateralizzazione sul daily dopo la perdita di 1 e 1,2 livelli chiave, ahimè, non lasciano presagire per adesso niente di buono. Questo non toglie nulla dalla mia visione a lungo termine, ma purtroppo, speculativamente parlando, la situazione è così. Tra l'altro, oggi, anzi in realtà domani, è il giorno del ribilanciamento, finisce il mese e fortunatamente, perché è una delle mie regole di non ribilanciare durante le fasi ipervolatili, esempio se fossimo stati in questa candela o anche subito dopo, avrei posticipato il ribilanciamento a quando comunque i volumi si placano un attimino e anche la volatilità si inizia a placare. Adesso siamo esattamente in questa fase, anzi sembra una fase di compressione, di squeeze, laddove proprio la volatilità si contrae, i volumi si contraggono, l'ampiezza dei movimenti si contrae, quindi è un po' lì Bitcoin come se stesse in agguato nell'ombra, pronto ad attaccare da una parte o dall'altra. Stiamo a vedere da dove. Sono curioso perché comunque se vuoi per qualche ragione strana la leg up fosse rialzista e fosse marcata, ci potrebbe essere un minimo di speranza. Vediamo. Allora, a parte questo, a parte poi l'analisi dei grafici che vedremo in modo più approfondito nell'ultima parte del video, come al solito vi ho portato un paio di pillole di notizie veloci, giusto da snocciolare così, e poi io sono sempre nelle vostre mani e vi voglio più carichi che mai, mi raccomando. Allora, iniziamo con una notizia direttamente dall'India, che in realtà la banca centrale indiana, che in realtà non si chiama così, si chiama Reserve Bank of India, RBI, per la sigla RBI, ha detto che ha comunicato a tutte le banche della nazione, del loro stato, dicendogli: non avete il diritto di appellarvi alla circolare numero, questa citata qua dentro, per dire che voi non offrite il servizio, cioè non offrite, non permettete di fare bonifici verso exchange, di far fare ai vostri clienti dei movimenti al fine di acquistare o vendere cripto, perché noi non abbiamo mai detto nulla del genere. Le banche, gli istituti di pagamento, eccetera, spesso ultimamente si erano aggrappati a questa cosa per non far uscire denaro dai loro conti, ma probabilmente perché si sono resi conto di essere un po' in pericolo in uno stato come l'India. Poi sicuramente c'è una situazione monetaria ancora peggiore della nostra e di quella europea, di quella americana, e quindi non lo so, mi sembra che abbiano sfruttato questa cosa e l'RBI se n'è anche resa conto per ostacolare la fuga di liquidità, proprio perché c'era questo fenomeno di fuga di liquidità. Quindi la banca centrale indiana, chiamiamola così, ha deciso di emanare questa circolare dove in maniera chiara dice: non potete bloccare con questa scusa i movimenti fuori dai conti al fine di comprare cripto. Certo, bisogna sempre fare la due diligence, KYC, AML, eccetera, 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 perché ovviamente non è che si può mandare in giro denaro a caso senza dare un perché o un per come, però ovviamente tutto ha una via di mezzo, cioè non bisogna andare né da un estremo né dall'altro, e quindi è partito l'hashtag India wants crypto, proprio perché girava la notizia falsa a questo punto che l'India volesse bannare le cripto. In realtà non è assolutamente così, anzi un'esposizione di questo tipo da parte dell'RBI ha fatto capire che comunque c'è una volontà anche, non lo so, di quasi, non dico accettazione completa, perché ovviamente non credo che gli convenga porsi in questa direzione alla banca centrale indiana, ma comunque una sorta di, non lo so,
accettazione parziale, chiamiamola in questo modo, un po' di, cioè, non c'è un veto, ecco, questo è sicuro. Poi la seconda cosa che vi volevo condividere, avevo trovato, che l'ho girato anche su Telegram, questo schemino molto facile, semplice e intuitivo, che fa vedere un po' tutti i progetti Solana che sono in tasca ad Alameda Research, che sapete bene come la penso, quello che toccano di solito lo trasformano in oro, non perché siano dei Remida, ma perché sono degli speculatori nati e quindi di solito la smart money conviene a volte seguirla. E io quindi ve lo condivido proprio per farvi vedere quali progetti sono backed by Alameda e di essi quali ancora non hanno il token. Adesso c'è Soulstarter che sta, penso, pianificando, in fase terminale della pianificazione della token sale. Soulstarter è una piattaforma di IDO, mi pare che si chiama, non so come si chiamano su Solana, ma sono le vendite iniziali attraverso le piattaforme di DeFi stesse, quindi delle sorte appunto di crowdfunding. Sarà molto interessante perché sicuro al giorno 1 finisce su FTX, dato che appena esce un token di questi progetti dove c'è dietro la meta, su FTX ci finisce tempo zero, quindi sono interessanti da seguire. Queste altre in realtà non le conosco neanch'io, io mi sono fermato a Soulstarter proprio perché di queste non ne ho quasi mai sentito parlare. In realtà anche di queste altre conosco poco: Step Finance, che ci ho dato giusto un'occhiata veloce, e questo impronunciabile HXRO, che è una sorta di piattaforma di opzioni binarie, ho visto, devo capirla meglio. E però appunto vale la pena secondo me approfondirli proprio in ottica di conoscenza dei progetti stessi ed eventualmente di inclusione in portafoglio qualora si voglia prendere certe decisioni. Poi in realtà non c'era altro che vi volevo dire, perché di non è successo nulla di particolare. La SEC, ho visto che ha iniziato una causa contro alcuni promotori di BitConnect americani per violazione di delle solite leggi sulle security, e quindi c'erano quelle, il rastone lì, com'è che si chiama, non mi ricordo neanche il nome, e degli altri che insomma erano quelli che scillavano ai 420 sui loro canali la piattaforma BitConnect. C'era uno che addirittura organizzava degli eventi, sapete quelle robe da Ponzi, no? Che fanno i mega eventi, super festa, così per gasare tutti quanti, e poi in realtà è un mega giga Ponzi. Comunque, al di là di quello, adesso io passerei subito la parola a voi, perché oggi mi sembrate belli carichi, eh? Siete in di più dell'ultima volta, la cosa mi gasa, e quindi io vi do subito la parola. La mia puntualità, lo so, vi ha gasato più del solito. Allora, innanzitutto, visto che le ultime volte mi avete chiesto, ma come faccio a seguirti in diretta, dove sei, dove non sei, chi mi guarda su YouTube, per chi mi sta guardando su YouTube innanzitutto sganciate un bel like che mi gasate ancora di più. Seconda cosa, lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19, perché adesso sarò puntuale, le palestre hanno cambiato gli orari, quindi ci sta dentro tutto, su Twitch trovate il link anche in descrizione sul video di YouTube, la metto sempre il link al mio canale Twitch, quindi basta che, non credo che ci voglia nemmeno l'account addirittura per vedere la diretta, e quindi potete seguirmi e fare le domande. Per fare le domande sì, ci vuole l'account. Allora, partiamo subito. Sono nuovissimo del canale, benvenuto. Orario spaccato, ma secondo me Luca ha un altro fuso orario. Come? Oggi ero puntuale, oh, ragazzi. Cosa ne pensi di Torchain? Ecco, è un altro di quelli che vorrei approfondire. Domani, visto che ve l'avevo promesso e le promesse io ve le mantengo, domani vi faccio un bel video tutto su Matic, quindi parliamo di che cos'è Matic, come funziona, in breve, senza pappardelle tecniche, quali sono le migliori piattaforme DeFi, come si usa con MetaMask, come si passa da Ethereum a Matic, da BSC a Matic e così via, un po' tutto quello che c'è da sapere per iniziare a usare Matic senza fare cacate, ok? Sarà interessante, sono sicuro. E poi andiamo a parlare anche di Torchain, perché ne vale la pena. Ciao Luca, sei un idolo, ho sempre schifato YouTube perché preferisco articoli a video, ma i tuoi me li guardo tutti, perché esponi in modo chiarissimo e senza perdite di tempo. Grazie, ogni tanto in realtà parlo troppo e la perdita di tempo c'è, ma ti ringrazio comunque. Domanda su portafoglio e liquidità. Tu tieni anche euro in banca o trasformi quasi tutti in stable? Sto cercando di capire perché non dovrei trasformare tutti in USDC e metterli su LEDN, che dà abbastanza fiducia visto che è attestato di proof of reserve. Guarda, io in qualcosa in euro ce l'ho,
perché comunque nel caso in cui ci fosse da fare anche delle operazioni finanziarie sul conto investimenti, qualche liquidità in euro mi fa comodo. Ti dico, il come mai non trasformare tutti in stable e metterli su una piattaforma di lending, considera che esiste un rischio, eh? Anche se è la piattaforma che sembra, scusate, metto anche oggi la modalità aereo, se no si incasina, dicevo, se... sembra anche la piattaforma più sicura, l'Edn per me è forse quella più trasparente, ne ho parlato. In ogni caso il rischio esiste, è una piattaforma di lending. Il lending ha un rischio intrinseco non eliminabile, perché ci sono le possibilità sempre di cigno nero, di insolvenza, che anche col massimo del risk management e della trasparenza tu non puoi mai essere sicuro al 100% della sicurezza, per l'appunto. Quindi il dire faccio all-in lì sopra non me la sentirei, lo dico con sincerità e lo dico da persona comunque esposta anche in piattaforme CeFi, però è un'esposizione che tendo comunque a limitare a una parte non irrilevante, perché una parte discreta c'è. Cos'è? Non mi ricordo più adesso se è il 10 o il 15% all'incirca della mia liquidità, però, ripeto, la limito un po' lì. Cerco di diversificare tra CeFi, DeFi, un po' di exchange, così per avere un po' meno esposizione a un singolo possibile cigno nero, e quello è il massimo, secondo me, che si può fare. Comunque tu puoi dire, ecco, trasformo in USDC, li metto un po' lì, un po' su FTX, un po' su Binance, un po' in DeFi, quello sì, ecco, lì è già più una diversificazione. Poi, ciao Luca, fai scendere un po' il prezzo così ne compro ancora un po', grazie, e attento che tra poco parte lo short di copertura, quindi pompa, quindi ti conviene fare in fretta, no scherzo. Grande il nostro Termination Shock, benvenuto anche stasera e grazie del tuo ottimo lavoro che vi tiene d'occhio, quindi non spammate shitcoin altrimenti vi banna. A me si blocca la diretta, provate a refreshare la pagina. Luke, mi puoi vedere Matic? Oh yes, andiamo a vedere Matic in super spoiler, visto che domani ne parliamo, ma domani non parliamo di prezzi, di grafici, quindi parliamo di fondamentali. Allora, Matic bene, perché comunque è estremamente bullish, è una delle altcoin più bullish in assoluto. Abbiamo, allora, questo è il giornaliero, facciamo una bella cosa, spostiamo questo cluster, tac, tac. Qua ci troviamo esattamente in questo range, ok? Tra i massimi e 4004. Questo range determinerà un po' quale sarà la prossima direzione di Matic, perché se lo rompiamo a ribasso dobbiamo andare a cercare il low. Non è ancora bearish, ovviamente, perché si potrebbe ancora trovare un higher low e tenere l'impostazione bullish. Se al contrario rompiamo in alto, vabbè, to the moon assolutamente. L'entrare subito a priori in quest'area non lo so, qualcuno me l'aveva proposto come setup, io personalmente non l'ho seguito e non credo che lo seguirò, più che altro per la situazione di instabilità di Bitcoin, che fin tanto che c'è, insomma ve l'ho detto, c'è una forte contrazione su Bitcoin della volatilità, dei volumi e quant'altro, quindi mi sembra un po' pronto a dare un'altra spinta da qualche parte e pertanto io le altcoin per adesso le lascio ancora lì, però ripeto, Matic è estremamente bullish, c'è un'area volendo a 4.005 dintorni questo cluster e poi a scendere abbiamo, vabbè, tutto qua sotto in teoria, se si vuole fare un'operatività anticipatrice, da dire questo è tutto un buon entry per anticipare l'higher low e poi tenere lo stop loss qua sotto in caso invece di lower low, ci sta assolutamente, anche perché chi mi ha detto questo setup qua ha addotto come giustificazione, come insomma per tenere in piedi la sua teoria, no? Perché quando fai un trade devi avere una motivazione. La sua motivazione è stata, beh, Matic per come è messo, per come è in FOMO, io sono sicuro che se dampa, anche se Bitcoin dovesse scrollarsi un po', se Matic dampa sono sicuro che i buyer si fiondano dentro, vista l'ultima reazione. Non gli posso sicuramente dare torto, è una visione diversa dalla mia, io ve l'ho detto, vi riporto spesso anche visioni diverse dalle mie, giusto per darvi una panoramica più completa su quello che potrebbe essere, quella che potrebbe essere un'operatività. Bene, quindi adesso torniamo alle domande. Cosa ne pensi di Alpaca Finance? È affidabile?
Allora, cos'era? Era quella specie di alfa omora su BSC? Tra l'altro, avete visto che hanno exploitato Belt Finance recentemente, non so se l'avete notato, e per exploitare Belt Finance mi viene da ridere perché io uso Ellipsis, no? Sapete che ci giochicchiavo un po', ve l'avevo anche condiviso. Per exploitare Belt hanno usato Ellipsis, hanno fatto un botto di scambi e quindi hanno generato un sacco di fee su Ellipsis e gli APY sono schizzati alle stelle. Non hanno hackerato Ellipsis, l'hanno usato soltanto come veicolo di scambio. E Alpaca Finance purtroppo non lo conosco bene. Secondo me non è male usare Alfa Omora per BNB BUSD con collaterale BNB. Alfa Omora è ottimo, secondo me. E Alpaca Finance sempre su BNB BUSD ma con collaterale BUSD. Così al variare di BNB si bilanciano da soli. Interessante, è vero, non è male come idea. Non so quanto è affidabile, sinceramente. Quindi non me la sento di dire bene non bene per non darvi un dato parziale, però come operatività è sensata, assolutamente sensata. Potresti guardare la cap, andiamo a vedere la cap. Allora, la cap rispecchia esattamente quello che è il prezzo di Bitcoin. Guardate, abbiamo anche qua una sorta di triangolazione, op, op, così, e purtroppo abbiamo questo top, abbiamo il dump anche qui che ha perso una e una due supporti. Siamo ritornati a questo cluster che è un 1,36 trillions e al momento sta tenendo, dobbiamo vedere se ritorna a rompere a rialzo questa fase laterale oppure se perde anche il cluster stesso. In particolare ci sarebbe una notevole bullishness se andiamo a recuperare l'origine del dump qua su. È esattamente un ragionamento parallelo a quello di Bitcoin, no? Recuperare l'origine del dump è un segnale forte comunque di assorbimento del dump stesso e di ritorno al bullish. Quello è il segnale definitivo di ritorno al bullish. Quindi io finché non, ok, cioè già se andiamo, ripeto, a riprenderci qua sopra è già un buon segno, ma per ritornare bullish, di fatto, ve l'ho detto, voglio vedere il dump assorbito, non dei nuovi massimi che vabbè sono molto più lontani, ma quantomeno come primo segno il dump assorbito. Poi, così intendevi con il post di oggi con la candela mensile engulfing bearish? Allora, come abbiamo visto prima su Bitcoin, se noi andiamo a vedere il grafico mensile, noi abbiamo una candela che si definisce engulfing bearish. Una candela si definisce così quando va a mangiarsi completamente il body dell'ultima candela del trend opposto. In teoria bisognerebbe considerare anche l'ultima candela, però vabbè, con una candelina così qualsiasi candela è engulfing e quindi si considera questa candela qua, ok, che è la candela di top, l'ultima candela dell'uptrend verde prima dell'inversione. Dump ce la siamo mangiata tutta, questa è un engulfing bearish, è un costrutto candlestick, quindi super rapido, di costruzione rapida perché non necessita il trovare il low, trovare l'high, così tutto quanto, ma lo vedi alla chiusura della candela stessa. Se vedi che chiude sotto all'ultima candela verde dell'ultima uptrend, è un engulfing bearish. Engulfing vuol proprio dire che la ingolfa, la contiene tutta quanta, bearish perché è ribassista ed è un segnale di potenziale inversione di trend anticipatore. Poi, allora, dove siamo finiti? Niente, ho perso. Eccoci, speriamo che arrivi a 20K così da poter iniziare seriamente un pack a fine bolla. Il pack non devi per forza aspettare, non ti posso dire inizialo subito perché non devo dare consigli finanziari e non li do. Però un pack per definizione non bisogna farlo con timing, ok? Altrimenti si introducono anche lì dei casini psicologici e emotivi. Mi raccomando, un pack è un pack. Ciao Luca, ho una domanda che mi frulla in testa da un po'. Ho diversi wallet privati, depositi vari in CeFi, DeFi, su vari exchange, insomma, fraziono il rischio. Ho tutte le chiavi annotate su carta e su dispositivo fisico. Ma se dovessi improvvisamente passare a miglior vita, toccatina veloce, ci sta tutta,
Chi mette insieme i cocci? Esiste qualche società seria che possa dare consulenza e occuparsi di recuperare i fondi per gli eredi? Grazie, scusa la domanda un po' noir, ma guarda, non ci si pensa mai, ma in effetti è assolutamente pertinente. Ti dico, non credo che siamo ancora a questo punto, cioè il tema dell'eredità è ancora un tema poco toccato perché non lo vogliamo toccare da un lato, ma dall'altro lato perché effettivamente è difficile, cioè tu hai una cosa completamente tua come le chiavi private di Bitcoin e affidarti a una società che permette a qualcun altro di recuperare i tuoi Bitcoin vuol dire che quella società in qualche modo ha un diritto, cioè ha un accesso comunque alle tue chiavi o a parte delle tue chiavi, e quindi è un tema molto molto difficile da trattare, è un tema scottante. Allora, a me viene da pensare, cassetta di sicurezza da mettere in un testamento, all'interno della cassetta di sicurezza in banca ci metti dentro le chiavi private e lì, se appunto dovesse succedere qualcosa, toccatina veloce, allora i tuoi eredi vanno ad accedere alla cassetta di sicurezza al posto dei lingotti d'oro, degli orologi o di quello che è, ci sono dentro le chiavi private di Bitcoin. Quella è l'idea che mi viene di solito quando qualcuno mi parla di questo tema. Poi, se uno ce le ha su delle piattaforme, non so come funziona, ma se banalmente uno ha le tue credenziali, può avere accesso anche lui, non lo so, o lasci degli indizi tipo caccia al tesoro in giro, non lo so, tipo una parola poi un'altra con l'indizio dove andarla a trovare, non saprei, è veramente difficile. Se qualcuno di voi ha idee, condividetele. Poi, e guai a chi dice mandami a me le tue chiavi private, la freddura. Dunque, cosa ne pensi di Yield Up? È una DeFi, mi sa che è CeFi, e offre APY fino al 20% su Ethereum, la conosci? Allora, l'ho vista in qualche video di sfuggita, ma non l'ho mai approfondita, ci devo guardare. Un pack va bene aprirlo anche adesso, infatti vedo che qualcuno è d'accordo con me. Ciao Luca, secondo te è saggio ribilanciare il portafoglio dando maggiore peso a Ethereum? Guarda, ovviamente quello devi saperlo tu, nel senso il peso da dare a Ethereum dipende dalla tua allocazione. Ad esempio, se io ho che ne so, il 30% Ethereum, il 70% Bitcoin, ovviamente poi dopo il ribilanciamento deve essere sempre a 30-70. Se il discorso invece è cambiare i pesi, quello non dipende dal ribilanciamento, ma deve essere una politica tua. Non lo so, dici, ho visto questo nuovo trend su Ethereum, ho visto, secondo me aumenterà ancora di più di Bitcoin, eccetera, eccetera, allora dal 30 passi al 35, al 40, perché comunque sì, vedi il potenziale, ma conosci la volatilità e il maggior rischio rispetto a BTC. Ecco, quello è il discorso sull'allocazione. Guardi Theta BTC? Oh yes, andiamolo a vedere, Theta BTC. Allora, Theta BTC non è un brutto grafico, perché a parte, allora andiamo a vedere anche il settimanale, no, non ci dà ispirazione ulteriore. Sul giornaliero, guardate, c'è anche questo clusterino qua, includiamolo, tac. 14.000 dintorni è un cluster di prezzi in supporto che secondo me è ancora un buon entry, paradossalmente. È ancora un buon entry insieme anche a quest'area qua sotto e lo stop loss sotto agli 11.000, ok? Guardate, è una sorta di bull flag anomala, completamente rumorosa, però sembra una bull flag. E quindi se in caso di dump o pump di Bitcoin, e quindi di dump di Theta, dovessimo andare di nuovo a pescare, fare una roba del genere, non sarebbe male magari essere lì e grattare qualcosina, ok? Poi, tanto ringrazio a tutti coloro che si abbonano, vedo che ogni tanto c'è qualcuno di nuovo, qualcuno che ritorna, grazie di cuore, con Amazon Prime abbonamento gratuito, vi ricordo, per me è una piccola donazione e vi ringrazio di cuore se lo fate. Ciao Luca, che ne pensi di Mercurial Finance? Molto molto interessante, lo sto seguendo e tra l'altro si può farmare su Radium e in più puoi anche shortarlo per copertura su FTX. Ciao grandissimo, short di copertura a 40k visto che ci abbiamo sbattuto più volte senza romperla, dunque a 40k no, era 44, mi ispirava 44, vorrei vederlo ritornare qui.
un bel short squeeze magari da qua, andiamo a pescare e poi ritorniamo ad ampare, no? Non lo so, lo scenario che vedo è quello. Altrimenti, io credo che comunque varrà la pena attivare un TWAP. Se andiamo ancora avanti un po' così, senza particolare direzionalità, un TWAP non me lo leva nessuno, che è un ordine frazionato, ad esempio in 7 giorni, immaginatevi, con un ingresso, voglio shortare al 10%, coprirmi al 10%, bene, metto un TWAP short, ovviamente ci vogliono dei bot, non te lo fa fare. Bitsgap ad esempio lo fa fare, che ne avevamo parlato, e metto uno short suddiviso in 7 giorni col bot che ogni 3 ore, 4 ore mi va ad aprire una posizione di short totale deciso da me, quindi il mio 10%, diviso il numero di ingressi che ha calcolato in base al lasso di tempo che gli do. Quello è un modo per mediare, è una sorta di pack iperconcentrato sullo short. Questa è un po' l'idea di fondo. Poi, dunque, ciao Luca, hai saputo che c'è uno smart contract che l'altro giorno ha fatto più di 1 milione di transazioni a wallet su rete BSC a caso, regalando 500.000 Wall Street Games token senza motivo? Ma va, hanno airdroppato, ora ci si ritrova con le shitcoin nel wallet senza neanche saperlo. Fantastico. Chissà se ce le ho anch'io, non ci ho neanche guardato, sarebbe interessante. Ciao Luca, una domanda, mai sentito parlare di Football Stars? Football Stars? Dovrebbe essere un progetto italiano, dicono che non sia un buon progetto, non lo conosco proprio, mi spiace. Conosci il token Rune? Altro che quello di Torchain, oh, ottima, ottima piattaforma, molto interessante il tema del cross-chain senza dover swappare da una parte o dall'altra, APY più che validi, vale la pena approfondirla e lo faremo assolutamente. Allora, ciao Luca, una domanda su Bitsgap. Non mi è chiaro un passaggio. Se il bot che ho aperto, nel mio caso Matic USDT, sta generando un profitto di 261 USDT, ma la voce cambio riporta una percentuale negativa del 3,22, cosa succede in realtà? Se vado a chiudere il bot dovrei guadagnare, ma in realtà non è così. Dunque, ma tu controlla nel dubbio le posizioni su Binance o su dov'è? Dovrebbe far fede comunque cioè magari il cambio è rispetto al giorno precedente, non lo so, perché il profitto in valore assoluto raramente, cioè non mi si è mai sbagliato con me, quindi non mi sembra, cioè, possibile. Oggi è festa in America, aspetta domani, è vero, oggi è il Memorial Day, mi pare, che ci sono i mercati chiusi. Sì, quindi dici che è per quello che è un po' alla fine ultimamente anche i weekend non sono più weekend. Se vi ricordate, gli ultimi weekend nelle crypto sono stati abbastanza turbolenti, eh. Come si fa a nascondere le linee in TradingView e tornare alla visualizzazione pulita? Allora, c'è il simbolino, questo qui, dell'occhio sopra al bidone della spazzatura. Guarda, te lo indico, questo, tac. Se tu lo clicchi, sparisce tutto. Non so se c'è anche una shortcut, ma quello è l'icona. Poi, dunque, ciao Luke, come stai? Va bene, grazie. Volevo chiederti quale sarebbe il miglior modo per far arrivare dei contanti su Binance senza passare per una banca e con meno fees possibili? Oddio, arrivare su Binance senza passare per una banca è difficile, perché o hai carta di credito, o bonifico SEPA, o ingresso in cripto. Quindi o utilizzi un ATM, un Bitcoin ATM in contanti per comprare Bitcoin e li mandi su Binance, o altrimenti mi sembra veramente, veramente complicato fare un passaggio del genere. Ecco, però anche con l'ATM ci sono dei limiti. PostePay, ma anche lì devi comunque avere, cioè PostePay, avere una PostePay, aver fatto il KYC e tutto quanto. Comprare da ATM e passare BTC su Binance, esatto, anche secondo me. Ci sono dei limiti senza KYC, ovviamente, però un giorno un po', un giorno l'altro giorno un po', oppure giri tutta Europa, tutti gli ATM e ce ne butti un po' per uno. Che dici, Luke? Ce lo fa un rimbalzone sui 50K prima del bear? Ma guarda, se torna a 50K potrebbe addirittura ritornare bullish, eh? Io il rimbalzone lo puntavo ai 44.
perché anche sui time frame, sul time frame settimanale, come vedete, è un po' il livello più importante, ecco. Poi, cosa abbiamo? Squeeze enorme su Matic. Dove? Allora, vediamo. Caspita, quanto è bullish. Allora, squeeze enorme di cosa? Di long o di short? Perché comunque qua è impostato da Dio. Cioè, Matic è allucinante. L'unica cosa che mi fa paura è l'iperestensione. Se non fosse così iperesteso, sarebbe da long a occhi chiusi. L'iperestensione è forse per quello intendi squeeze. Probabile. Ci saranno tanti long aperti e c'è quel rischio lì. Allora, c'è poco da fare, Luca. Siamo in bear flag. 0,38 di Fibonacci. Ci vorrebbe un miracolo. A proposito di Fibonacci, andiamo a darci un occhio. Allora, se prendiamo, allora facciamo così: Bitcoin USD, prendiamolo da Bitstamp, che così abbiamo il nostro grafico più a lungo termine. Cancelliamo un po' di schifezze. Top, scritto col pennello così. Ok, benissimo. Volevo fibonacciare. Allora, dunque, dove lo facciamo partire Fibonacci? Volevo farlo su tutto il movimento per vedere quelli che potrebbero essere i livelli chiave. Lo facciamo partire da qua? Direi di sì. Allora, shadow to shadow. Allora, abbiamo rimbalzato spaccati sul 50% al momento. Cos'altro abbiamo che ci bolle in pentola? Allora, il 38,2 è qua sopra. Il 23,6 è un po' in un punto insignificante. Qua c'è il 38,2 che è il nostro range high attuale, vedete, dove c'è la shadow. Il 50 ci sta facendo da supporto e il 61,8, vediamo se sul daily sono livelli chiave, c'è questo clusterino. Ah, qua c'è il 38,2 qua su questo top, quindi è Fibonaccio alla fine, dà sempre un'ulteriore interpretazione. Io l'ho fatto partire da qua perché di solito, cioè, volevo vedere tutto su tutto il movimento rialzista, tutto l'ultimo movimento rialzista, dove si vanno a posizionare i livelli chiave. E quindi 27.005 è il prossimo, e poi qua sotto c'è il supportone finale, che vale anche, vedete, c'è il vecchio top, vale anche su Fibonacci perché c'è il 78,6, ma arrivare al 78,6 è brutto, cioè ti ribalta completamente l'impostazione del mercato. Brutto. Vediamo. Io non saprei neanche, cioè, perché io ve l'ho detto, al momento la priorità è difficile pensare a dove può arrivare, cioè farsi la domanda fin dove può arrivare Bitcoin o farsi la domanda quando ripartirà Bitcoin è impossibile da trovare risposta, e quindi bisognerebbe ragionare sulla propria posizione attuale e dire qual è la mia priorità al momento, e la mia priorità è un dannatissimo short di copertura, perché a vederlo così, cioè, si vede appunto l'inversione di struttura, però si fa fatica anche a trovare dei supporti importanti prima di arrivare fino ai 20.000 addirittura, e quindi c'è un rischio non indifferente che con la prossima leg down o le prossime leg down potremmo di fatto vederlo anche a 20.000, cioè potrebbe esserci la possibilità. Mi immagino che ci sarà buying pressure, però chi siamo noi per poi dire non andrà mai sotto i... cioè, capite, è questo ragionamento anche che bisogna fare quando si va a cercare la copertura, perché una copertura ti riduce drasticamente le perdite, anche una copertura parziale, ed è proprio questo il motivo per cui quest'area io la sto tenendo un po' d'occhio. Visto il Fibonaccio, ecco, in questo caso ci aiuta perché ci estenderebbe l'area di copertura fino a 41.500. Quindi da 41.500 fino a 45.000 potrebbe essere un entry per la copertura short. Bene, poi invece l'altro Fibonacci che si poteva andare a mettere è dalla parte opposta. Quindi così, tac, perché dunque da, non so se l'ho messo al contrario, ma non dovrebbe cambiare nulla. Dunque sì, l'ho messo al contrario. Tac. Allora, vedete, qua c'è il nostro 23,6 e qua c'è il nostro 38,2 che è sempre qui, vedete, 38,2 di solito quando c'è forte direzionalità da una parte, cioè anche quando ci sono gli uptrend molto forti e ci sono i micro ritracciamenti, di solito
la mini correzione arriva a 38,2 in media, non è una legge assoluta, ma in media arriva lì. E quindi questo andrebbe a confermare l'importanza di questo livello di nuovo come bearish retest ed eventuale copertura short. Questo è il mio focus del momento. Poi procediamo. Allora, sono nuovo del canale, volevo chiederti una cosa, benvenuto innanzitutto. Ho fatto lo yield USDT USDC di Matic Layer 2 su SushiSwap, ora l'ho chiuso, ho ripreso le coin, ma l'harvest dei sushi e dei Matic farmati non me li dà, devi aspettare? Allora, su Sushi non mi ricordo i tempi, c'è un po' da aspettare, però soprattutto per i sushi. Ci devo guardare un attimo quali sono le tempistiche esatte, però c'è da aspettare un po', sì, è bloccato per un po'. Allora, una domanda, dopo aver visto il tuo video in cui spieghi il funzionamento di BitsGap, vorrei chiederti come posso fermare manualmente un bot che ho avviato per poter fare delle modifiche e avviarne un altro, e c'è la funzione per stopparlo. Come lo avvii, tu puoi stopparlo in qualsiasi momento. Prima live dopo 2 mesi di YouTube, sono felicissimo, ma benvenuto, sono felicissimo anch'io. Non mi trovo molto d'accordo su alcune tue strategie di ribilanciamento portafoglio. E inoltre, come mai non visualizzi mai grafici lineari, ma solo ed esclusivamente con candlestick? Ma guarda, io mi trovo molto bene con le candlestick perché spesso vado a trovare i livelli di supporto e resistenza sulle chiusure. E inoltre le candlestick mi permettono di andare a localizzare i pool di liquidità tra le chiusure e le shadow, e anche i cluster, che sono validissimi. E i grafici lineari, non lo so, secondo me sono di minor contenuto informativo, mentre per le strategie di ribilanciamento sono apertissimo al confronto, quindi non è che le mie sono giuste e le altre sono sbagliate, le mie sono le mie e poi ognuno può ovviamente seguire le proprie senza doversi sentire inferiore. Sono aperto al confronto, se vuoi condividere le tue molto volentieri. Poi Allora, è il primo live che riesco a seguire. Volevo chiederti che ne pensi di Litentry, non ne parla mai nessuno ma mi incuriosisce, non la conosco purtroppo, mi dispiace. Mi correggo Luca, ad altra gente sono arrivati di più di VSG. Adesso vedo quanti me ne sono arrivati a me. Ciao Luke, ti seguo da qualche mese, mi daresti il tuo parere su Cake? Grazie. Positivissimo il mio parere su Cake. Adesso è in fase di storno abbastanza importante, andiamolo a vedere. Allora, però sta bottomando bene. Allora, lo storno importante è dato soprattutto da questa candela qua. Questa candela ha dato una direzionalità notevole, ha creato un costrutto di top e ha violato anche quest'altro supporto. Però, guardate come sta reagendo, sta facendo una cosa un po' speculare adesso, è capace adesso di rientrare, cioè di ritornare esattamente nello scenario precedente, cioè abbiamo tenuto il trend di lungo periodo per il momento e sembra costruendo un costrutto di bottom, perché ha fatto low, higher, low, con questo bellissimo equal high a 5.000 satoshi, e quindi se adesso lo rompe ci potrebbe stare anche il tac tac da retest a prima resistenza, potrebbe essere un trade da eventualmente seguire. Lato fondamentali è ottimo perché PancakeSwap spinge veramente tanto, c'è il burn, ci sono delle tokenomics ben fatte, quindi molto bene. Poi, ciao Luke, vorrei aprire uno short di copertura sui miei BNB che non voglio vendere per avere il cashback e godermi l'APY in rendita, però non saprei come fare e a cosa fare attenzione, future o margin, a quanto ammontano le fee nel tempo, rischio la liquidazione, ogni quanto scadono i future. Allora, bisogna informarsi un po' sui future. Per uno short di copertura, soprattutto se a lungo periodo, io tendenzialmente utilizzo i future a scadenza abbastanza lontana. Considera che adesso però ci troviamo in una situazione, allora tu li vorrai usare, lo vorresti fare su Binance o su FTX? Perché io di solito uso FTX per gli short di copertura su BNB, perché tanto non uso i BNB come collaterale, perché di solito li tengo liberi, e quindi dunque facciamo così, vediamo entrambe le soluzioni, così facciamo una panoramica completa, ci perdo poco tempo, quindi non scappate, non spaventatevi, derivati. Dunque andiamo a vedere anche le coin M, se c'è innanzitutto con BNB, vediamo
BNB CoinM. BNB USD perpetuo, trimestrale a giugno, trimestrale settembre, 3,42 il perpetuo, attenzione, addirittura più basso del perpetual, cioè c'è backwardation sui future, attenzione. Questo è interessante perché invece fa venire voglia di fare il contrario. Quando c'è contango, ovvero il future a scadenza lontana vale, costa più dello spot, conviene shortare di copertura sul future a scadenza lontana. In questo caso invece conviene tenere la scadenza più vicina, quindi addirittura forse 25 giugno, poi eventualmente da rollare a quella successiva, cioè quando scade passare a quella dopo, perché comunque c'è una componente di deprezzamento e quindi tu in sostanza se shorti quel future lì hai già una piccola perdita, molto bassa, perché ho visto che, allora ritorniamoci un secondo, dunque 3,43 il perpetual, 3,36 quello a giugno, quindi facciamo il calcolo, 3,36 diviso 3,43 è un 2% di perdita, vabbè, c'è di meglio, è già in un mese 2% di perdita, perché proprio quello che volevo vedere era quello, quanto era il deprezzamento, perché shortare il perpetual per tenerlo aperto non conviene, perché comunque tu hai una componente di funding non prevedibile. Shortare il future a scadenza lontana va bene se è sovrapprezzato, se non c'è la componente di sovrapprezzo, peggio ancora, c'è la cosiddetta backwardation, ovvero il future costa meno dello spot, allora conviene stare il più vicino possibile. Bisognerebbe anche, tu hai citato anche il margin trading di solito ha delle commissioni più alte, bisognerebbe calcolare se il margin trading da qui a un mese, io credo proprio di sì, ha una commissione maggiore al 2% che è quella che è il delta, lo spread tra il future e lo spot in negativo che perderesti shortando il future. Spero di averti dato quantomeno qualche concetto da masticare, so che è complicato, però è importante capire queste cose, cioè non si può scegliere a caso. Mentre qua stessa cosa, abbiamo il future a $5 in meno e abbiamo più o meno la stessa percentuale di backwardation, quindi attenzione a fargli short di copertura in queste situazioni, perché se normalmente c'è il guadagno tipo cash and carry, adesso invece c'è la componente di perdita, molta attenzione. Allora adesso ciao Luca, nel breve termine abbiamo subito Bitcoin un double bottom, la prima resistenza nel grafico daily potrebbe essere infranta, parliamo comunque di cripto e la FOMO c'è su di esse, al momento mi fa pensare ad un asset bullish, in tutto ciò abbiamo bisogno di qualche conferma, ma un dump del genere potrebbe far salire i prezzi nel breve periodo? Allora, dunque, calma, andiamo a rifletterci un attimo. Allora, tu dici double bottom, allora attenzione perché double bottom fino a un certo punto, questo semmai per il momento sì, puoi dire è un equal low, ma abbiamo comunque dei lower highs sul breve, quindi attenzione perché double bottom è un costrutto che va completato e dovrebbe prevedere la rottura del costrutto stesso, altrimenti non è un double bottom ma è soltanto per il momento un equal low, e quindi quella è la prima cosa. La seconda cosa è che il tutto va inquadrato in o questo triangolo oppure quest'altro triangolo nella migliore delle ipotesi, quindi attenzione anche a questo. Altra cosa, è un asset bullish, le cripto è un asset bullish, attenzione a queste cose perché io credo che sul lungo termine si apprezzeranno, perché sono convinto di alcune cose lato fondamentale, però mi raccomando, cioè sappi quello che stai facendo, cioè se sei investitore a lungo termine ragiona sul lungo termine con le tue idee, non quelle che senti perché c'è FOMO, hai menzionato la FOMO è una cosa che ha effetto sul breve e spesso ha un effetto deleterio, quindi il fatto che c'è FOMO potrebbe anche far fare un pump che poi viene usato da chi vuole shortare per andare a dumpare di nuovo, tipo per capirci quando è che era successo. Allora andiamo un attimo a fare un salto nel passato, qua vi ricordate? Allora, chi c'era di voi? Era fine ottobre 2019, questo, vedete, c'era stato questo pump e tutti erano già super bullish, tra l'altro
cioè aveva anche riconquistato un livello chiave, aveva creato una sorta di bottom locale con falso breakdown, cioè è stato un movimento devastante dal punto di vista di inganno, però non si era preso questo high e tant'è che poi è andato a dampare ulteriormente, ok? Quindi attenzione, perché il fatto che ci sia FOMO espone anche a un rischio del genere, cioè espone al rischio che appunto ci sia magari uno short squeeze, ma poi quello short squeeze si trasforma in altra liquidità per altri short. Attenzione a non sottovalutare la cosa, perché l'impostazione adesso purtroppo non è bullish per il momento. Dunque, dove siamo? Ciao Luca, ho usato il tuo referral per Celsius. Ah, a proposito di Celsius, c'è una promo adesso, scusate la scillata, la dovevo fare, mi stavo per dimenticare. Se usate sia il mio referral e il promo code, adesso c'è un promo code che dà addirittura $50 in BTC. Questo. Carichiamo, ce la facciamo, eccolo qua, BTC 50, quindi a fronte di un deposito di $400 con il mio referral link che vi sto scillando in giro per la chat e per chi è su YouTube lo trovate in descrizione, sono $40 di bonus, sempre con $50 da tenere per un mese depositati, più BTC 50 sono altri $50, totale 90 a fronte di $400 di deposito, che è più del 20%, non male, regalati così in BTC. Quindi ve lo volevo solo scillare. Poi torno alla tua domanda, che siamo partiti da lì. Dai, trasferire BTC da Binance a Celsius mi fa pagare €16 di fee, mentre da Coinbase a Celsius solo pochi centesimi. Purtroppo Binance ha una fee abbastanza alta per il prelievo in questo periodo, ahimè. Allora, buonasera Luca, hai sentito parlare di PolyCatFi? No, non ne ho sentito parlare. Ciao Luca, conviene iniziare adesso a investire in cripto, tra virgolette, dato il rialzo di mercato? Allora, prima cosa, perché investire tra virgolette? Seconda cosa, investire prevede un'operatività di lungo termine, quindi è sbagliato ragionare con un timing. Terza cosa, il rialzo di mercato, mi sa che lo vedi solo tu, perché purtroppo io non lo sto vedendo. Aspettate, provo a fare così, vediamo se funziona. Vediamo, no, neanche con i bull glasses lo vedo, cioè mi fa vedere un futuro super bullish, però il rialzo di mercato non c'è ancora, no. Scherzi a parte, investire, cioè non prevede timing. Mettetevi in testa questa cosa, perché se uno vuole investire sul lungo termine per davvero, costruirsi un portafoglio, e poi impazzisce dicendo no, devo aspettare che scenda, che salga, cioè va a finire che diventa un inseguimento infinito, bisogna cambiare completamente il focus, assolutamente. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi di due pack su Nexo? Uno su Bitcoin, uno su Bucks Gold con rendite in Nexo per il massimo interesse, utilizzato per rimpolpare il pack ogni 3 mesi. Ci sta, ha senso. Ha senso sull'oro e su Bitcoin, rendite in Nexo così hai la rendita più alta, periodicamente lo cambi, assolutamente sì. Non mi è chiaro come acquistare questi token alla MEDA e non ci sono ancora alcuni, alcuni sono su FTX, altri non ci sono ancora. Allora, ciao Luke, continuerai la playlist sugli investimenti alternativi, cioè sui miei investimenti? Sì, la volevo aggiornare tra poco a tal proposito. Mi turba quel triangolo costruito a metà sulle shadow e metà sui body. Sì, no, in realtà hai ragione, è fatto coi piedi, cioè dovrebbe essere fatto così, tutto sulle shadow oppure tutto sui body, allora è un triangolo ribassista di questo tipo. Effettivamente sì, però vabbè, cioè alla fine il triangolo per me non è una cosa operativa del tipo se appena rompe la linea del triangolo bam posizione, no, è una cosa di puro bias, poi l'operatività la applico soltanto coi livelli statici, quindi livelli orizzontali, che perché altrimenti è un delirio. Oddio, ma 55 minuti? Ma chi è che ha fatto passare tutto questo tempo? Ragazzi, dobbiamo analizzare i grafici, anche se in realtà lo abbiamo già fatto, ma cos'è successo? Siamo nella stanza dello spirito e del tempo oggi, sono stati bull glasses. Allora, comunque, no, torniamo ai grafici rapidamente.
Su Bitcoin, cos'altro c'è da dire? In realtà non molto, perché abbiamo visto che ci troviamo, l'abbiamo analizzato all'inizio, in postumi di un dump. Abbiamo avuto uno sgonfiaggio pesante, guardate, dell'open interest, quindi l'elastico che era teso si è spezzato, ha lasciato andare un po' della sua energia, da energia potenziale trasformata a energia cinetica, per fare un paragone ingegneristico. Torniamo ai nostri futures. Andiamo a vedere l'open interest che ha droppato più o meno del 50%, ci sta assieme al prezzo, e si sono anche sgonfiate un bel po' di posizioni, ok? Al momento, se noi andiamo ad accorciarlo, volevo vedere se il trend era di incremento o no. No, vedete, è piatto, quindi non c'è particolare attività, vedete? Quindi è un mercato un po' fiacco, un mercato che è lì che probabilmente non sa bene, i trader non sanno bene da che parte porsi e stanno aspettando ulteriori segnali. Quindi questa fase di lateralità per me è una no trade zone, cioè andare ad aprire posizioni qua è veramente forse un po' prematuro, posizioni speculative parlo, è forse un po' prematuro. Pistola alla tempia, io propenderei per lo short, perché ve l'ho detto, persi due supporti chiave, facciamo fatica a recuperarli, e inoltre arriviamo da un dump fortemente direzionale, le probabilità sono a favore di bearish retest o distribuzione. Però è anche vero che Bitcoin è sempre Bitcoin e ci potrebbe sempre stupire, quindi aprire uno short adesso a priori potrebbe esporci al rischio di short squeeze qualora si verificasse il pump repentino di cui parlavamo prima, motivo per cui io volevo proprio aspettare che si squeezasse un po' per andare a cercare liquidità e poi entrare short esattamente lì per coprire la mia posizione spot. Questo era il mio piano, perché poi da un punto di vista macro c'è una forte compromissione, la candela mensile è brutta, le candele settimanali, guardate, sono totalmente insulse rispetto al dump che c'è stato, e quindi voler essere forzatamente bullish ci si fa male da soli. Questo è il mio personalissimo parere. Aprire posizioni speculative long è un rischio che non me la sento di prendere. Aprire posizioni speculative anticipatrici short allo stesso modo ci mette a rischio dello squeeze, visto che c'è il mercato fiacco, basta poco per muovere il prezzo e il rischio squeeze è altissimo, quindi ripeto, per me è no trade zone, è una cosa noiosa ma al momento è così. Poi lo scenario bullish, ve l'ho detto, è il recupero di questi due livelli innanzitutto, ma recupero confermato, e infine bullish totale, recupero di questo, non è cambiato nulla, mentre il retest, il bearish retest, quindi recupero fallito di questi due livelli, o magari spike qua sopra e poi chiusura qua sotto, falsi breakout, ok, sono segnali bearish perché vanno comunque a segnalare nuovi short. La chiusura qua sotto è ulteriormente bearish proprio perché andiamo a perdere un altro supporto, e quindi attenzione perché il nostro equal low, se violato, diventa un'arma pericolosa. I prossimi supporti sono 30.000, l'area 22.7, 23.8 e 20.000 stessi. Questi sono i prossimi supporti. Abbiamo visto anche Fibonacci, abbiamo visto tutto. Ethereum, infine, allora, Ethereum sta andando bene invece, mannaggia che io ho chiuso la posizione, sta attaccando di nuovo il supporto 0072, ha creato qua, guardate, una linea di demarcazione a 0074 che per me è il livello di distintivo, cioè se ci torna sopra ci sono setup long, se non ci torna sopra no, così tutto sommato è questo. E questo direi che è quanto. Guardate tra l'altro Ethereum dollaro, giusto per sfizio, vi faccio vedere questa cosa, la candela mensile Ethereum dollaro è una cosa mostruosa da record, shadow to shadow parliamo del 60%, pazzesco, cioè una candela PAM, la spada laser doppia, come il Darth Maul, non so come viene chiamata in gergo, ma è veramente spaventosa, direi una candela di arresto, quantomeno. Allora amici, questo è quanto, io vi ringrazio davvero per avermi seguito, mi spiace di non aver, non lo so,
avuto questo time warp che è durato tutto così poco, ma mi sembrava che, non lo so, che mancasse ancora un po' di tempo, avrei voluto rispondervi ancora. Noi ci rivediamo allora questo mercoledì, sono insieme a Tiziano e Filippo di Coin Square, quindi siateci, sarò ospite sul loro canale, adesso lo condivido un po' anche in giro i link e tutto, quindi ci vediamo lì per fare una chiacchierata. Noi mercoledì vi farò l'analisi, ve l'ho detto, magari senza live, se no non ne potete più di vedermi, e invece venerdì sempre live, sempre sul pezzo. Vediamo nel frattempo che cosa succede. Io di nuovo vi faccio un caro saluto, state sempre sul pezzo e alla prossima.